Non è un visionario di più. Qualcuno lo conosce di persona, per chi non lo conosce, Fabio Bollini, che è qui con noi. Sono tutte donne, Fabio. Bene, ciao Max, ciao Romy, ciao Mary, ciao ragazze, buonasera a tutti. Io mi sto apprestando, guardate, a giocare una partita di calcetto perché ho rimesso gli scarpini da calcio. Guardate i chetoni che cosa fanno, ragazzi. Una volta mi ricordo che un dottore mi disse: ma guarda, tu le scale non dovresti farle perché le devi fare, ma perché hai talmente tanta energia che non puoi non fare le scale. Quello che sto rivivendo con i chetoni è questo, una seconda gioventù. Sto veramente pensando di tornare a giocare a calcio. E questo a 38 anni, ragazzi, deriva da due cose. Uno, l'energia dei chetoni, e due, dal tempo che ho a disposizione, dallo stile di vita che ti porta a lanciare un'azienda di network marketing. E sto finendo di scrivere il libro e quindi sono tantissime settimane che lavoro proprio sulla parte del network. Ci saranno tre capitoli. Il primo non riguarderà il network, ma parlerà di fisica quantistica e un po' tutto quello che c'è dietro alle tecniche che vengono insegnate. Voi sapete che una tecnica è una serie di operatività, però perché io con la stessa tecnica ottengo risultati diversi dai tuoi? E questo trova la spiegazione in cose un po' complicate che ho cercato di rendere semplici nel primo capitolo, ma il secondo è tutto sul network. È tutto sul network, che il network marketing è semplice, ragazzi. Cioè non c'è bisogno di avere una laurea magistrale o più per capire il network marketing. Il network marketing è il passaparola regolamentato. Punto. Finché c'è un essere umano sulla Terra, il network marketing esisterà e funzionerà, perché non è che noi abbiamo inventato, gli hanno messo un regolamento, hanno messo degli incentivi ed ecco che c'è l'industria, una delle industrie più grandi del mondo, fattura 180 miliardi. La metà li dà in provvigioni, quindi 80-90 miliardi all'anno. Vengono pagate le persone che fanno network, vuol dire 220 milioni al giorno. Ed è talmente bello che è un'industria dove nessuno ti dice di quei 220 milioni al giorno quanto ti puoi prendere. Basta, finito. E per un facchino come me o per un ex bagnino di salvataggio come Max è l'unica opzione per raggiungere di più nella vita. Anche perché ti paga solo se lo meriti. Ti paga uno se vali uno, ti paga 5.000 se vali 5.000. L'unico rovescio della medaglia è che veramente ti paga quanto meriti, quindi è ovvio che se non meriti non ti paga. Ma noi qui stiamo parlando di un'azienda all'inizio con un gruppo che l'ha già fatto, tra l'altro è un'azienda molto particolare, ha inventato una categoria ricca finanziariamente, le ha tutte Pruvit, ma questo non conta niente perché è solo metà dell'equazione. Cioè quello che tu trovi, l'ambiente che trovi, quindi l'azienda, il prodotto, il piano marketing, la leadership, il tempismo, è metà della mela. Questa metà è buona, è una mela molto bella. L'altra metà però sei te. L'altra metà della mela sei te, senza la quale non funziona niente. La mela non può essere mangiata e non esiste neanche. Per cui dovresti chiederti, riguardante la tua attività, quello che sei te, improve it, quanto vuoi dare, quanto vuoi raggiungere. Io penso che sia un lavoro talmente bello, semplice, che ti paga così tanto e aiuta così tanto te stesso e gli altri, che farlo piano secondo me è un insulto. Io non capisco chi fa questo piano. Piano fa il tuo lavoro tradizionale, non fare questo che ti può rendere ricco, libero finanziariamente, ti può dare il tempo indietro e lo fa aiutando le persone. Come fai a fare piano un dono del genere? Non lo capirò mai, non lo capirò mai. E per questo il consiglio, diciamo, lo spunto che posso darvi è quello proprio di adottare un'attitudine di lancio. Il lancio è fare qualcosa di intenso in poco tempo. Siamo all'inizio, stiamo cercando di far partire Pruvit, ci sono già più che di 20 piazze che lavorano, però far partire un'azienda è comunque difficile. Essere pioniere è una grande opportunità, ma non è per tutti. Non è assolutamente per tutti. Ne vale la pena? Assolutamente sì. Però diciamo che le persone che vengono dopo possono arrivare in alto senza pagare il prezzo. C'è solo una persona che paga il prezzo per forza, il pioniere. E quindi tu puoi avere la prospettiva che vuoi, puoi puntare il dito e dire che è difficile, o puoi comprendere che Pruvit alla fine è un'estensione di te e che quindi sei tu che devi fare la differenza attraverso Pruvit. Cioè Pruvit, il suo mezzo billion lo fa lo stesso, anche senza Fabio, anche senza Max, senza Maria Giovanna, senza tutti, lo fa lo stesso. Tu quanto vuoi essere parte di Pruvit per la tua vita, ovviamente. Quindi adesso Max e Romy so che vengono in Sardegna e poi mi danno dei feedback. Io vorrei venire da voi a fare un training di un giorno, perché il lancio, come si spiega il lancio in un'azienda di network, è un training di 12 ore, che non si può fare in una call come questa, non si può neanche fare in una call Better Together Club di 40 minuti. Ci
ci vogliono 12 ore in sala, dove si esce di lì con una decisione, perché la cosa più importante anche per voi stasera in questa call non è quello che vi ha detto Max e Romina, manco quello che vi dice Fabio, è: siete entrate qua dentro in questa call con un perché forte? Altrimenti uscirete da questa call come siete entrati. E il perché è quella cosa che ti toglie il sonno, è la motivazione che ti fa spingere quando non funziona, è la motivazione che ti rende talmente ingenuo da vedere i guadagni anche se non ci sono. Ecco cos'è il perché. Per me erano i miei due figli, io avrei fatto di tutto per dare un futuro migliore a loro e ce l'ho fatta. Ma è stato il perché il valore che ha portato a creare Visalus. Non è stata Visalus e non è stata manco Fabio Bollini. È stata quella scintilla che avevo dentro, che attraeva tutto e tutti, soprattutto le persone giuste, che era dovuto dal mio perché. Quindi ragazze, siamo all'inizio, la Sardegna è tutta da prendere perché siamo 30 promotori in una regione. Non pensate in piccolo solo per la Sardegna, visto che lavoriamo sui social, ma la Sardegna basta e avanza. Quindi vi lancio un doppio messaggio. Pensate in grande, però anche solo prendersi tutta la Sardegna è più che sufficiente per dare ricchezza a voi e alle vostre generazioni future, e sarà di quella persona non che vende i chettoni, attenzione, perché lanciare un'azienda non ha nulla a che fare con vendere i chettoni, non c'entra niente. I chettoni è come la maglia che ho io adesso, ho questa maglia qua che è la maglia della squadra, in realtà è sotto, questa è Divai. Io stasera ho scelto una squadra e quindi indosso la loro maglia. Pruvite, è una maglia. Il chettone è una maglia che abbiamo scelto di rappresentare. Non c'entra niente con la mia libertà finanziaria, manco col lancio. Lanciare significa movimentare tantissime persone, creare una community grande, quindi creare proprio un movimento. Questo è lanciare. E il network marketing ti dà la possibilità di farlo, perché attenzione, come faccio io a creare un movimento con un'azienda normale? Sono incentivato a farlo? No. Io sono un dipendente, faccio il mio lavoro, anche se fossi il titolare. Invece il network marketing ti paga proprio per creare un movimento, perché se tu inserisci 5 persone e gli fai fare cose semplici come quelle che fai te, mangiare il prodotto, essere coerente, altrimenti farai fatica a venderlo, e fare 2-3 cose, lo fanno anche loro 5, se lo possono insegnare ad altre 5 persone a testa, sono 150 persone, sei letteralmente pagato per creare un gruppo grande di persone. E attraverso il potere della duplicazione si può arrivare dove tu non puoi immaginare oggi. Non puoi immaginare come ci si sta a svegliarti la mattina sereno. Quando parlo di libertà finanziaria io dico sempre, sapete che cos'è? È andare a letto tranquilli e svegliarsi sereni. Ogni giorno però, ogni giorno della tua vita, decidendo quello che vuoi andare a fare, senza dover avere obblighi né doveri. Questa è la libertà. Non puoi immaginare come si sta in famiglia, potendo scegliere dove andare. Dove andiamo in vacanza quest'anno? Metti un dito sulla cartina, scegli, puoi andare. Che hotel scegliamo? Scegli. Avere le opzioni per te e per le persone che amino. Puoi credere che questo tra un anno può essere vero? No, perché il sistema ti ha insegnato che non è vero, che non è possibile, e ti offre dei sistemi che non lo rendono tale. Un dipendente non potrà mai farcela. Il network è un sistema dove in un anno, in due anni, se dai tutto e lanci, può cambiare la tua vita e ti può dare tutto. Quindi come si può fare piano? È giusto essere coerenti col prodotto, sono due cose fondamentali da fare. MVP è fondamentale non tanto per il guadagno, ma per il credo. Quando io ad agosto ho fatto MVP personale, il mio credo è switchato, perché l'ho visto possibile da me, che non mi piace manco far clienti, ho detto cazzo, se ce la faccio io ce la fanno tutti, quindi funziona. E poi l'attitudine di lancio, cioè quella di costruire un team grande. Max e la Romina vengono lì per questo e io verrò lì per questo dopo di loro, così senza venire in tre una volta è più intelligente venire separati, così vi beccate due volte, magari ci prendete anche gli ospiti. E questo passa anche molto dalla parte live, dalla parte di contatto, che abbiamo un po' abbandonato a causa del Covid, a causa del fatto che ci siamo buttati online. Ma ripeto, se lanciare e creare un movimento grande di persone, può mancare la parte di contatto, può mancare la cena dopo il meeting, non può mancare. L'online è un acceleratore, è un facilitatore, però cioè adesso io vado qua a giocare, no? Perché vinciamo? Perché c'è uno spogliatoio forte, perché io di quelle 10 persone che giocano con me conosco tutto, conosco i figli, siamo amici, io so già che vinciamo stasera, non perché siamo più forti, perché il gruppo, lo spogliatoio che si è creato da 20 anni è fortissimo. È la stessa cosa nel network marketing. Se vogliamo lanciare abbiamo bisogno di 5 persone. Io mica voglio 30 persone sbagliate, 50, non sto dicendo voi, non sto dicendo questo, ma mica, perché hai sempre la storia, no, che non c'è nessuno. Ma io ero con Giorgio e Micheletti, eravamo 3,
ma eravamo tre giusti. Meglio tre giusti o 3.000 sbagliati? Cazzo, meglio tre giusti. Meglio tre giusti, ragazzi. Basta poco, basta un nucleo di 5 persone con lo stesso sogno, con gli stessi obiettivi, con gli stessi valori, che poi sono anche i valori che si tramanderanno dietro il logo, questo qua, vedete? Questo qua, Vai, che era l'azienda precedente. Io quando vado a correre in giro, vedo la gente che ha ancora gli indumenti Vai. Ero a Pesaro questo weekend, sono stato con Max e gli ho detto, ho visto un vecchietto seduto su una panchina con altri due amici vecchietti, aveva la maglia di Vai con scritto Beast Mode, che voleva dire modalità bestia. E lì ho pensato, ma guarda te, abbiamo costruito qualcosa di così bello, non per i guadagni, da un punto di vista proprio di valori, di ambiente, che la gente era disposta a vestire il nostro logo, perché dietro quel logo c'erano i valori che noi rappresentavamo ed emanavamo ogni volta che la gente veniva alle presentazioni, anche se non entrava. Questo è il lavoro del pioniere. Che valori ci sono dietro il logo di Pruvit? Sta a noi deciderlo, che siamo i pionieri, ma non sono cose che si decidono con la mente, sono cose che si vivono ogni giorno con i comportamenti. Quindi adesso vado a vincere e andate a vincere anche voi, ragazzi. Un abbraccio e un bacio.